out the pit stop. The brand new hip hop is the new style. It's socks and flip flops, singles on glass like a secondhand cyclops. Decorate your heels with the hashtag #iTop. I rock a party with the flavor of the old school. Stamattina in TV hanno detto che qui da noi davano allerta meteo gialla con forti precipitazioni. Ma dai, su, ma che vuoi che sia? Non è né allerta arancione né allerta rossa, non ci può succedere niente. No, ragazzi, le allerte vanno prese sul serio. Certo sono previsioni e come tali solo probabili, non ci danno la certezza di dove verranno realmente le precipitazioni e le alluvioni. Nel servizio visto, prof, si parlava di aree rischio di alluvione che tutti dovremmo conoscere e evitare. Hai proprio ragione. Ogni comune dispone di un piano di protezione civile che indica le zone alluvionabili, le vie di fuga e le aree sicure ed ha anche un'indicazione su quali sono le zone dove andare o dove non andare, ad esempio quelle che sono già state colpite da un'alluvione in passato. Vogliamo vedere quella del nostro comune? Controlliamo sul sito. Buona idea, prof, ma se ci fosse un'alluvione ora in questo momento cosa dovremmo fare? Ma non è come per il terremoto che bisogna recarsi all'esterno della scuola, vero? Ma tu ciocchi, dobbiamo ovviamente inserire il piano superiore come è stato scritto nel piano di emergenza della scuola. Ma a sto punto, piccola cosa, chi è che ci dice quando salire? Il dirigente o il suo delegato fa scattare un allarme acustico e luminoso, diverso per il terremoto e per l'alluvione. Possibile che non ti ricordi quando abbiamo fatto l'esercitazione? Prof, io ve lo ricordo e ovviamente dopo il segnale dobbiamo uscire dall'aula, ma senza correre, rispettando i nostri ruoli. Apri fila e chiudi fila. Io, ad esempio, devo aiutare Aziz. E mi ricordo inoltre che ovviamente bisogna lasciare l'ingombrante in classe, quindi cartelle, astucci e libri. No! E portarsi dietro l'essenziale, come chiavi, documenti e cellulare. E se fa freddo la giacca. E inoltre bisogna raggiungere i piani superiori utilizzando le scale e non l'ascensore, perché questo potrebbe bloccarsi. Quando scatta l'allarme alluvione, devi sapere esattamente cosa fare e dove devi andare, anche se stai bighellonando per il corridoio. Comunque, non devi mai lasciare l'edificio per nessun motivo. Ma quindi, durante un'alluvione non possiamo scendere giù in cortile per mettere al riparo bici e moto? No, sei pazzo. Potrebbe allagarsi in un istante e tu rischieresti la vita. Non ne vale la pena. Ragazzi, non dovete usare neanche i cellulari. Rischiate di intasare le linee e bloccare i soccorsi. Preside, ma chi ci avvisa se l'allerta è finita? Non ti preoccupare. Io sono in contatto con la protezione civile e con il sindaco che ci darà tutte le informazioni necessarie. Mi raccomando, non avvisate le famiglie. Non mettetevi al telefono perché rischiate di metterli in pericolo e ostacolare i mezzi di soccorso. Stack records like pancakes, syrup on the snare, butter on the brakes, feed my fans like cattle. Se sono per strada e inizia a piovere a dirotto, quali sono le vie che non devo percorrere? Beh, innanzitutto devi trovare un posto sicuro. Devi evitare i sottopassaggi perché in pochi minuti si può allagare e poi rimanere bloccato. Ragazzi, in caso di alluvione dovete stare attenti che i torrenti potrebbero esondare e portarvi via. Oh, anche i ponti, tanto bello venire qua con la mia ragazza a farmi selfie. No! Sei solito incosciente, altro che selfie. Stai alla larga dei ponti, con la potenza dell'acqua potrebbero addirittura cadere. Sai, Sophie, dopo quello che abbiamo visto oggi, possiamo dire che le zone basse della città tendono ad allagarsi. Adesso che ci ripenso, mio nonno ha una cantina, è stato il giorno lì a trafficare. Avvertilo subito, non sai quante persone sono rimaste intrappolate in cantine, garage, seminterrati e hanno quasi rischiato la vita. Hai ragione. Meglio che lo avvisi, va? Vieni che ti accompagno. Sì, grazie. Noi abbiamo capito cosa fare durante un'alluvione. E voi? Ricordiamoci!